Ben ritornati, questa è Rebus, questioni di conoscenza. Da questa puntata abbiamo inaugurato un nuovo ciclo sulle orme dei faraoni alla ricerca dei misteri dell'antico Egitto. E siamo giunti al cuore dei misteri dell'antico Egitto, almeno secondo l'idea che noi di Rebus ci siamo fatti. Siamo arrivati alla piramide di Cheope. Abbiamo visto una prima parte della scheda che abbiamo preparato, ne vedremo un'altra tra poco, ma già con quello che abbiamo scoperto attraverso questa prima infarinatura ci sono una serie di elementi su quali poter discutere e sono i dati di questa piramide stupefacente. L'egittologia ufficiale sostiene che tutte queste rilevazioni si fondano su dati fuorvianti, cioè si basano su un presupposto impossibile, e cioè che gli egizi utilizzassero magari come strumento di misurazione un metro, i centimetri, e così non è assolutamente, piuttosto che vivessero, tra virgolette, alla nostra maniera. Così non è assolutamente. Resta però questo grande prodigio. Come hanno fatto gli egizi della quarta dinastia, 4500 anni fa, a costruire un tale prodigio? Allora, la risposta non ce l'ha nessuno. Se ce l'avessi io sarei già diventata la più famosa egittologa del mondo. La risposta, la ricetta, non ce l'ha nessuno. Però quello che è sicuro è che gli egiziani l'hanno costruite loro, queste piramidi, non hanno poi avuto un regresso. Non hanno avuto un regresso. Dopo hanno smesso di costruirle così grandi e così imponenti perché è cambiato il sistema sociale, perché il sistema politico egiziano è crollato. La piramide, la grande piramide di Cheope è una specie di grande palestra di quella che è un'organizzazione statale che riesce a creare il primo stato della storia dell'umanità. Uno stato che non ha confronti in nessun'altra civiltà antica, dobbiamo aspettare quelli moderni. Ed è proprio su questi presupposti che noi basiamo, sono i pilastri della civiltà moderna questi. Noi basiamo l'intera storia dell'umanità su questi dati. Cioè sul fatto che l'antico Egitto abbia in qualche modo significato l'alba della moderna civiltà. Però adesso, per riprendere quello che diceva lei all'inizio della trasmissione, mi permetta di fare l'antipatico. Possiamo vedere le foto di Abusir? È la quinta dinastia questa, successiva alla quarta dinastia, successiva a Cheope, Chefren, Micerino, ai costruttori delle grandi piramidi di Giza. È vero che esistono dei salti, è vero che esistono dei momenti in cui invece la tecnologia in qualche modo si ferma, però secondo noi la differenza che c'è tra Cheope e questo... Ma non solo secondo voi, anche secondo tutta l'egittologia accademica più noiosa e parruccona possibile. Quindi in questo momento siamo noi parrucconi. Perché il discorso è questo, che bisogna, come dicono sempre gli egittologi con un termine un po' sgradevole, contestualizzare. Cioè dobbiamo smettere di guardare il monumento ponendoci soltanto problemi tecnici, architettonico, ingegneristici, astronomici, e mettere un attimino queste cose nel loro contesto storico. Allora, la quarta dinastia forse ha esagerato un attimo, cioè mentre faceva quelle piramidi lì ha fatto un po' arrabbiare chi le ha fatte, o meglio, ha abusato un po' delle risorse del paese. No, io non sono tanto d'accordo, perché si vede non solo una diminuzione nella produzione di questi monumenti, ma nella tecnologia utilizzata. Questo è molto strano. Va bene, questo lo diciamo noi a più riprese. Perché, secondo lei? Perché, per esempio, chi ha costruito le piramidi della quinta dinastia ha aggiunto dei lastroni enormi, pesantissimi, di cui non c'era nessun bisogno? Perché qualcuno gli aveva detto, guarda, devi mettere i lastroni, lui non sapeva quanti metterne. Quindi, di fatto, non sappiamo che cosa è successo. Che non sappiamo che cosa è successo. La civiltà è una cosa difficile. A Malta hanno costruito per 1000 anni meravigliosi monumenti megalitici, cosiddetti templi. Da un giorno all'altro hanno smesso e non sappiamo perché. Vabbè, ma se la sarà data una spiegazione. Che cosa succede? Arrivano questi grandi architetti, fanno in modo che gli egizi costruiscano delle cose portentose e poi abbiamo questo. Forgione, qual è la spiegazione? Se ce n'è. Non abbiamo spiegazioni. Abbiamo delle ipotesi. Sì. Allora, l'ipotesi ufficiale l'abbiamo sentita. Esiste anche un'altra ipotesi. E mi ricollego a quello che ho detto prima. Che le piramidi non siano in realtà della quarta dinastia, almeno quelle che noi vediamo a Giza, ma che potrebbero essere addirittura precedenti. È un'ipotesi, non voglio dare qui nessuna certezza, ma sia
per quanto riguarda il dato archeologico egittologico ufficiale, sia quello che io sto proponendo adesso. Che vuol dire? Che le hanno trovate già fatte? Gli egiziani potrebbero aver agito per imitazione. Ed è per questo che non c'è nessuna iscrizione all'interno di Cheope, Chefren e Micerino? Effettivamente, se andiamo a guardare tutti i monumenti della IV dinastia... Ed è per questo che la testa della Sfinge è sproporzionata rispetto al corpo? Ci sono degli indizi che fanno pensare effettivamente... Ed è per questo che non esiste alcuna iscrizione su come gli egizi hanno portato pietre di 70 tonnellate fino a Giza? È possibile. È possibile, dice Forgione. È possibile. È possibile. L'ultima domanda all'egittologia ufficiale. Professoressa Pozzi Battaglia, è vero che gli egizi avevano in qualche modo l'abitudine... a volte di personalizzare i monumenti che trovavano facendoli propri o addirittura attribuendo al faraone dell'epoca cose non proprie? Questo senz'altro. Però se uno si fosse sembra usurpato... Sembra di fare una requisitoria. Mi a questo perdoni, punto di ridare la parola scusi, alla pubblica accusa. Posso dire una cosa? Mi ha proprio fornito il piatto d'argento. Certo. Se qualcuno avesse usurpato la piramide di Cheope trovandosela già lì, avrebbe scritto Cheope grosso tutta la anche facciata. Anche io la penso così, anche io la penso così. Ma qual è il problema di Cheope? Che non è così facile incidere il granito rosso e creare... un sarcofago. Ma rivestimento era in un semplicissimo calcare bianco di Tura. Non c'è più. Continuiamo il nostro viaggio nel cuore dei misteri dell'antico Egitto. Continuiamo il nostro viaggio con Cheope. Ma il dettaglio che rende Cheope totalmente diversa dalle altre piramidi è la presenza al suo interno di camere, corridoi, canali di aerazione e, forse, numerosi passaggi segreti. L'ambiente più importante, forse perché inizialmente si è pensato fosse stato realizzato per contenere il sarcofago del faraone, è la cosiddetta Camera del Re. Scoperta intorno all'anno 820 d.C. dal califfo Al-Ma'mun, la Camera del Re è situata a un terzo dell'altezza della Grande Piramide, e cioè a circa 45 metri dalla base. Chi la scoprì si aspettava di trovare un tesoro proporzionato alla grandezza di Cheope, ed invece la camera funeraria, secondo l'egittologia ortodossa, era completamente vuota e priva di qualsiasi decorazione o iscrizione. Solamente un sarcofago in granito rosso era ed è tuttora presente al suo interno. Il granito rosso, è bene ricordarlo, è un materiale usato ancora oggi per la sua durezza. Per lavorarlo occorrono seghe circolari dotate di punte abrasive fatte di polvere di diamante o di carburo di silicio, una tecnica di recentissima scoperta, sicuramente sconosciuta agli antichi egizi. A dispetto di ciò, il sarcofago è perfettamente levigato, tanto da essere liscio al tatto anche negli angoli cavi. Inoltre, particolare non da poco, il sarcofago in granito è leggermente più largo del passaggio che porta alla camera. Questo suggerisce che si trovasse già lì prima del completamento delle pareti. L'alto numero di passaggi e ambienti incompiuti suggerisce che prima del suo completamento la piramide abbia subito tre stadi di progettazione. Nel primo, la camera sepolcrale, 8 metri per 14, era sotterranea, a circa 31 metri di profondità nella roccia, raggiunta da un corridoio secondo un angolo di 26 gradi e mezzo. Questo progetto fu abbandonato, come dimostra l'incompiutezza di questa stanza del sarcofago. Del secondo progetto fa parte la costruzione, nel corpo stesso della piramide, a una ventina di metri dal suolo, della camera sepolcrale per il re, detta stanza della regina, anch'essa incompiuta, collegata con un corridoio di circa 80 metri, ascendente per un tratto e poi orizzontale e più largo al punto d'ingresso. Al terzo stadio vanno ascritti la grande galleria, la camera sepolcrale e quelle di scarico. Ma è proprio la cosiddetta Camera del Re che presenta alcuni degli aspetti tecnico-costruttivi più stupefacenti di questo prodigioso monumento. Sopra di essa, infatti, si trovano 9 blocchi di granito dal peso complessivo di circa 400 tonnellate. Formano 5 compartimenti disposti uno sopra l'altro, separati da blocchi piatti di granito. L'ultimo ambiente è coperto da blocchi di calcare disposti a contrasto, come una V rovesciata, allo scopo di ripartire le forze di pressione della massa.
l'aereazione della camera è assicurata da due prese d'aria. Questo complesso di lastroni e segmenti intermedi prende il nome di Tset. Lo Tset è un simbolo che ritroviamo nei geroglifici egizi. Lo Tset è anche uno dei simboli che viene ricondotto a Osiride. Il motivo per cui lo Tset è stato costruito è a tutt'oggi sconosciuto. In epoca recente, vicino alla Grande Piramide, sono state scoperte alcune enormi fosse chiuse da immensi blocchi di calcare. Le fosse si sono dimostrate, una volta aperte, i depositi delle barche solari del sovrano, quelle che, dopo la morte, dovevano servirgli a compiere il lungo viaggio verso l'eternità. Barche talmente grandi da essere più adeguate all'oceano che alle calme acque del Nilo. Molti studi hanno cercato di rilevare dati sulla Grande Piramide di Cheope, la piramide perfetta. Alcuni si basano su presupposti inverosimili, quasi tutti sono sbalorditivi. Tra poco continueremo il nostro viaggio nei misteri dell'antico Egitto e approderemo ad uno degli elementi più emblematici, la Sfinge.